Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi vi faccio vedere due ricette facilissime con i frutti di mare, quelli congelati. Io questi frutti di mare li ho comprati alla Lidl. Allora, la prima ricetta è con il pomodoro pelato. Allora, in una pentola ho messo olio, aglio, ho fatto soffriggere e dopo ho messo il misto mare e ho fatto sciogliere un pochino, ho fatto ritirare tutta quell'acqua che si era formata e dopo ho messo il pelato. Ho aggiunto un po' di sale e ho fatto cucinare per una ventina di minuti. Ho cucinato gli spaghetti e ho unito il tutto e questo è il piatto che ne è venuto fuori. Buonissimo, ve lo consiglio. E adesso vi faccio vedere la versione in bianco. In questo caso il misto mare l'ho fatto scongelare prima. In una padella ho messo sempre aglio e olio, ho fatto rosolare l'aglio, ho messo il misto mare e l'ho fatto cucinare 5 minuti, dopodiché ho messo un mezzo bicchiere di vino rosso. Se passate di qui per la prima volta, vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanellina, così saprete sempre quando escono i miei video. Se vi piacciono queste due ricette, mettete un like. Mi raccomando, scrivetemi qualcosa nei commenti, tipo quale vi è piaciuta delle due o se vi è piaciuta, se vi sono piaciute tutte e due. Ho fatto sfumare il vino rosso e ho portato a ultimare la cottura con un bel coperchio. Qui non ho aggiunto il sale perché il vino in cottura per me diventa salato. Ho lasciato cucinare a fiamma bassa per 20 minuti. Ho cucinato la pasta, in questo caso questi gnocchetti, e il piatto è questo qui, buonissimo. Ho messo un pochino di prezzemolo fresco sopra e buon appetito! Grazie per aver visto il video e noi ci vediamo alla prossima ricetta!